Lucio Chimenti sgarbossa addirittura con la maglia numero 4. Questo giocatore del Bari con la maglia numero 3 è Guastella. Vediamo queste azioni rosso-blu. Di Giaimo, lo ricorderete, eccolo qui con la maglia numero 8. Vedete lo stadio stracolmo, era il vecchio stadio Iacovone, ancora aveva già assunto questa denominazione, lo stadio Iacovone, ma era conosciuto dai più come il mitico stadio Salinella. Ecco, vediamo queste azioni insieme, riviviamo quei momenti esaltanti. Vedete questo cross di Chimenti per la testa di Formoso e il Taranto passa in vantaggio. Ecco qui l'assist di Vito Chimenti per Formoso che realizza il gol del vantaggio. Poi il Bari ebbe nel secondo tempo una bella reazione. Infatti ecco qui Totò Lopez che poi passò nel Taranto. Il pallone per Cavasin che adesso allena brillantemente in Serie C, Galluzzo a tu per tu con Paese, il portiere del Taranto. Rivediamo questa azione del Bari che riuscì a pareggiare, ma il Taranto non si perse d'animo, anzi per la verità il Bari si fece ancora minaccioso poco più tardi, ancora con Galluzzo che aveva ricevuto da Messina, e questo gol però fu annullato dall'arbitro di quell'incontro. Rivediamo per un fuorigioco dello stesso Galluzzo, fuorigioco che ovviamente era abbastanza netto. Abbiamo visto anche sullo sfondo il pallone in mano, il compianto Ciccio scomparso qualche anno fa. Bertazzon, Chimenti al limite dell'aria, vedete ancora Bertazzon, grandestro, Paolo Conti che era il portiere del Bari riuscì a respingere con i pugni. Ancora Bizzotto, lo ricorderete, con la maglia numero 10. Ecco qui Bertazzon, vedete che bella azione. Uno contro uno con Guastella, difensore esterno del Bari, saltato, palla dentro, grandestro, Vito Chimenti, palla dentro, il 2-1 che regalò la vittoria ai rossoblù. Rivediamo questa immagine, cross di Bertazzon, incredibile destro di Vito Chimenti, sempre un po' sovrappeso, ma grande nei suoi gol, riuscì a regalare